La padroncina è veramente adorabile. Ma quando l'amo io, potete ben credere che lei vi sia qualcosa. Prosegue l'estate leporanese 2019 con un cartellone di qualità. Quest'oggi è il momento del teatro, una commedia classica che fa parte della storia. Mi riferisco appunto alla Locandiera di Goldoni, un modo appunto per certamente per fare cultura, perché quando parliamo di teatro, quando parliamo di una commedia di tal genere, ovviamente parliamo di cultura, parliamo di storia del teatro, ma è un modo anche per così intrattenersi, per stare insieme con la collettività. Siamo ancora, mancheranno forse un 10 minuti, un quarto d'ora, e già tutti i posti a sedere sono già quasi tutti interamente occupati. E allora partiamo subito dal sindaco, il dottor Vincenzo Damiano. Sindaco, teatro e cultura. Sì, il teatro è cultura e, come ho detto in conferenza stampa, abbiamo voluto un po' accontentare i gusti di tutti, quindi nella programmazione teatrale abbiamo inserito due commedie in vernacolo, la prima è stata l'altra sera, e due commedie in italiano. E questa è una commedia sicuramente molto bella, perché Goldoni può essere considerato il padre della commedia moderna, e quindi questa sera sono contento di poter presentare ai nostri concittadini una commedia teatrale veramente interessante. Quindi vedremo un po' l'arte della seduzione di Mirandolina, e quindi poi gli altri interpreti, il cavaliere che mi è stato presentato, il cavaliere di Ripa Fratta, se non ricordo male, e poi c'è il conte di Alba Fiorita, il conte di Alba Fiorita è lui, e poi c'è il marchese di Forlimpopoli. Quindi è uno spettacolo che sicuramente sono convinto che farà divertire il nostro pubblico. Fino a questi cavalieri, chi mi domanda di lor signori? Io vi domando, ma non qui! E dove mi vuole, eccellenza? Nella mia camera! Nella sua camera? Se ha bisogno di qualche cosa, verrà il cameriere a servirla. Ma che ne dite di quel contegno? Quello che voi chiamate contegno, io lo chiamerei temerità, impertinenza! Cara Mirandolina, io vi parlerò in pubblico. Non vi darò l'incomodo di venire nella mia camera. Siamo con il direttore artistico dell'estate leporanese 2019. Le ragioni per cui la sua scelta, il suo occhio critico è caduto su questa commedia, una commedia che, come detto poc'anzi dal sindaco, gioca molto sui sentimenti. Mirandolina si trova in una situazione in cui effettivamente certi sentimenti poi la dominano e sovrastano appunto i vari interpreti. Allora, il motivo perché è una commedia che fa parte proprio della commedia dell'arte, e quindi è un classico che ha una modernità tutt'oggi abbastanza evidente sul ruolo femminile. Infatti il ruolo di Mirandolina è, come dire, considerando che era un periodo abbastanza oscuro per la donna, rappresentava proprio l'emancipazione, quindi con la sua intelligenza ha evidenziato proprio la possibilità e il potenziale che la donna poteva avere. L'imprenditrice che eredita dal padre un'attività e anche magari con l'arte della seduzione riesce a portare avanti l'attività. Esatto, poi la cosa importante è questa compagnia, che è una compagnia di giovani molto interessante, perché amano fare questo lavoro, anzi è una passione, direi dire, che poi diventa lavoro e quindi è di conseguenza, no? In modo, come dire, profondo, e ci tengono anche a sperimentare, ecco, anche perché è una compagnia che sperimenta molto e anche valorizza in modo personale alcune situazioni. Non mi farete questo dispiacere? Oh,
In quanto a questo, il signor Conte lo sa, io non voglio disgustare nessuno. Quindi lo prenderò. Che forza! Che ne dite di quella prontezza di spirito? Bella prontezza, ve li mangia e non vi ringrazia nemmeno. Parliamo di questa compagnia ed è giusto conoscere così i vari interpreti. Allora, presentatevi con il vostro nome e poi con il ruolo che interpretate. Intanto, come si chiama la compagnia? Allora, la compagnia si chiama Alibi Artisti Liberi Indipendenti. Io mi occupo della regia in questo spettacolo, sono Gustavo D'Aversa, ovvero il Cavaliere di Lipa Fratta. Merito regalare una donna in pubblico per vanità! Mirandolina, ho da parlarvi a quattro occhi, fra voi e me sono un cavaliere. Che arsura, non gliene cascano. Se altro non mi comandano, io me ne anderò. Ehi, padrona! La biancheria che mi avete dato non mi gusta. Se non ne avete di meglio, mi provvederò. Parliamo di questo ruolo del cavaliere. È un misogino, ma fondamentalmente diciamo il rapporto che lui ha con le donne è un rapporto di amore e odio, e l'amore vincerà. Viene conquistato alla fine. Viene completamente rapito, da di matto con la gelosia fino ad abbandonare la locanda. Signore, ve ne sarà di meglio, sarà servita. Ma mi pare che la potrebbe chiedere con un poco di gentilezza. Dove spendo il mio denaro non ho bisogno di fare complimenti. Compatitelo, egli è nemico capitale delle donne. Ehi, che non ho bisogno di essere da lei compatito. Povere donne, di cosa le hanno fatto? Siamo con Walter Prete, il Marchese di Forlipopoli. Parliamo di questo ruolo del Marchese. Beh, il Marchese sicuramente è un personaggio ricco di debolezze e che si accentuano ancora di più nel momento in cui lui si innamora di Mirandolina. Tuttavia il Marchese, proprio nell'epoca in cui è stato scritto lo spettacolo, siamo verso la metà del Settecento, rappresenta anche un paradigma, quello della nobiltà, che va decadendo per lasciare invece il posto all'imprenditore, alla borghesia, e quindi Mirandolina che diventa donna e imprenditrice, quindi il manifesto di una nuova epoca. Perché è così crudele con noi, signor Cavaliere? Basta così! Con me non vi prendete maggiore confidenza. Cambiatemi la biancheria, la manderò a prendere. Amici, vi sono schiavo. Ti capita in questa interpretazione o anche in altre di proprio immedesimarti, calarti proprio nel personaggio, quasi un superamento dell'io, andandoti a fondere, proprio a compenetrarti nel ruolo che interpreti? Beh, di sicuro i ruoli della commedia dell'arte sono dei ruoli in alcuni personaggi, soprattutto nel Marchese come nel Conte, in cui non c'è un grandissimo spessore psicologico. Di sicuro però quello che ci offre questo spettacolo è una grande scuola e un grande divertimento. Tutti non conoscono il vostro merito! In verità sono così stomacata dal suo mal procedere che ora non lo licenzio addirittura. Sì, e se non vuole andarsene ditelo a me, che lo farò partire in mantinente. E in quanto ai denari che aveste a perdere, dite pure a me che pagherò e supplirò io. Mandate via anche il Marchese che pagherò io. Grazie, grazie signori, grazie. Ma in quanto a questo, ho tanto spirito che basta per dire ad un forestiere che io non lo voglio. E circa l'utile, la mia locanda non ha mai camere in ozio. Abbiamo voluto così preparare il terreno per parlare di lei, della protagonista, di Mirandolina. Abbiamo voluto un po' vedere come reagivano gli altri così co-interpreti. E allora, Mirandolina, nel ruolo che interpreti, ma il tuo nome? Io sono Manuela Bello e oggi appunto sarò Mirandolina. Mirandolina, niente, nel Settecento Goldoni fa emergere questo personaggio femminile finalmente che era rimasto nell'ombra fino ad allora e quindi veniamo di questa donna che per la prima volta in scena tiene un po' le mette in scacco molti uomini. È lei questa volta che ha le redini della situazione. Niente, quindi si diverte a giocare con sentimenti. Con i sentimenti del
sacco di sentimenti sì, dei suoi avventori, della sua locanda, insomma. Maledetto conte! Con i suoi denari mi ammazza! In verità, il signor conte si incomoda troppo. No, costorano 4 soldi e li spendono per vanità, per albagia. Io li conosco, so il viver del mondo. Ah, il viver del mondo lo so ancora io. Costoro credono che le donne della vostra sorte si vincano con i regali. Ma i regali non fanno male allo stomaco. Ma io crederei di ingiuriarvi cercando di obbligarvi con i donativi. Ah, certamente, il signor Marchese non mi ha ingiuriato mai. E tali ingiurie non ve le farò mai. Oh, lo credo sicurissimamente. Ma dove posso comandarmi? Ma bisognerebbe che io sapessi in che cosa può vostra eccellenza. Abbiamo un altro interprete, forse il più giovane della compagnia, forse. Forse no, no. Beh, so, tra i più giovani. Quanti anni hai? 22. So, forse, ora facendo una media, forse tra i più giovani, se non il più giovane. Come ti chiami? Io sono Lucio Della Villa. Interpreti? Fabrizio. Fabrizio, diciamo che è l'amore puro. Fabrizio è l'innamorato da sempre di Mirandolina, promessa in sposa da suo padre prima che morisse, e quindi lui ci spera sempre. È il mix perfetto tra gelosia e fiducia e affetto, è veramente la personificazione dell'amore incondizionato. Eccellentissimo Marchese Arsura mi sposerebbe! Eppure, se mi volesse sposare, vi sarebbe una piccola difficoltà. Io non lo vorrei. Mi piace l'arrosto e del fumo non so che farne. Se avessi sposato tutti quelli che hanno detto volermi, avrei pure tanti mariti. Quanti vengono in questa locanda, tutti di me si innamorano. Tutti mi fanno i cascamorti. E tanti esibiscono di sposarmi addirittura! E quel caro signor cavaliere, rustico come un orso, mi tratta sì bruscamente. Questo è il primo forestiere capitato alla mia locanda il quale non abbia il piacere di trattare con me. Non dico che tutti in un salto s'abbiano a innamorare, ma disprezzarmi così è una cosa che mi muove la bile terribilmente. Passiamo a un altro interprete. Siamo con... Pier Giorgio Martena, interpreto il conte d'Alba Fiorita, questo personaggio invaghito di Mirandolina come tutti. È un nobile, ma non è di nobili origini, ha acquistato. La riempie di regali, di doni, di profferte. Sì, infatti, lui ha acquistato la sua nobiltà e quindi per lui il valore sono i soldi e cerca di conquistarla così, sbeffeggiando anche il povero marchese che invece è un po' decaduto, un po' poco abbiente. Ecco. E chissà che non l'abbia trovata! Ma con questi per l'appunto mi ci metto di picca! Quei che mi corrono dietro presto presto mi annoiano. La nobiltà non fa per me, la ricchezza la stimo e non la stimo. Tutto il mio piacere consiste nel vedermi servita, vagheggiata, adorata. Questa è la mia debolezza. E questa è la debolezza di quasi tutte le donne. A maritarmi non ci penso nemmeno, vivo onestamente e godo la mia libertà. Tratto con tutti ma non mi innamoro mai di nessuno. Voglio burlarmi di tante caricature di amanti spasimati e voglio usare tutta l'arte per vincere, abbattere e conquassare quei cuori barbari e duri che sono nemici di noi, che siamo la miglior cosa. Una domanda, vi capita proprio talvolta in azione, nella rappresentazione, di sorridere, di divertirvi anche tra di voi, no? Nell'interpretare il ruolo, perché poi magari il sorriso, la battuta ci scappa. Beh, diciamo che abbiamo tutto un modo nostro di sorridere in scena finché non venga fuori. Sì, però... sì, no, ma dico internamente. Sì, dopo 20-30 repliche bisogna ravvivarlo un po' il testo. Quel forestiere che è alloggiato nella camera di mezzo grida della biancheria. Dice che è ordinaria e che non la vuole. Sì, lo so, lo ha detto anche a me. E lo voglio servire. Benissimo. Venitemi dunque a mettere fuori la roba che gliela possa portare. Andate, gliela porterò io. Voi gliela volete portare? Sì, io. Bisogna che vi prema molto questo forestiere. A tutti mi premono, badate a voi. Già me ne avvedo, non faremo niente. Ella mi lusinga, ma non faremo niente. Povero sciocca, delle pretensioni. Altre due donne. Io sono Marranna. Devi alzare un po' la voce. Mi chiamo Anna e interpreto Ortensia, che è una commediante che arriva alla locanda di Mirandolina fingendosi una dama,
insieme alla sua amica Deianira. Deianira? Io mi chiamo Patrizia Casto, noi siamo due commedianti. Diciamo che nel Seicento essere commediante, a me piace dire che erano donne intraprendenti, adesso si potrebbe dire che erano di così, di non buon costume. Di facili costumi, diciamo così. Diciamo. Però noi non vogliamo fare le cattive, diciamo, vogliamo solamente sfruttare un attimo la situazione con la presenza di tutti i nobili e divertirci un po', cioè senza prendersi. Non prendersi tanto sul serio. No, infatti. Non ho bisogno di correre. Beh, provvedetemi di cameriera. Ma perché, signor Fabrizio? È disgustato di me. Vi ricordate voi che cosa ha detto a noi due vostro padre prima che egli morisse? Eh sì. Quando vorrò maritarmi, mi ricorderò di mio padre. Ma io sono delicato di pelle, certe cose non le posso soffrire. E allora, manca poco all'inizio della commedia. Che dire, sindaco? Che dire, direttore artistico? Godiamoci questo spettacolo davanti a un sold out dei posti a sedere. Sì, sono contento che questa commedia abbia potuto attirare qui tanta gente, quindi non posso far altro che augurare a tutti buon divertimento. Direttore artistico. Buon divertimento. La Locandiera in scena. Basta e questo non mi manca. E quando vorrò maritarmi, mi ricorderò di mio padre e chi mi avrà servito bene non potrà lagnarsi di me. Basta, Fabrizio!